Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Eh, apriamo eh, l'informazione di Ora Tg con una notizia che arriva da Cireale dove è stato chiuso l'asilo nido sacro cuore di Piazza Dante, dove sono risultate positive al Covid-19. Ben tre maestre di cui una ospedalizzata. Ci dice di più nel servizio. Salvo Cutuli. Un focolaio da Covid-19 ha colpito tre maestre dell'asilo Nido Sacro Cuore di Iciliale che è stato chiuso. Un genitore di un bambino che frequentava il nido del plesso San Martino, risultato infettato dal virus, ha costretto il comune a chiudere i locali del secondo asilo della città. Ma i casi di diffusione della pandemia potrebbero aumentare a seguito delle verifiche disposte dall'amministrazione comunale a tutto il personale scolastico. Una delle maestre è finita in ospedale nel reparto di semi intensiva, monitorata dai sanitari che temono l'aggravarsi del quadro clinico della paziente, la quale dalle prime informazioni avrebbe contratto il virus in famiglia. Nessuno dei 25 piccoli distribuiti nei due asili della cittadina al momento presenta sintomi da infezione a preoccupare. Sono le varianti del coronavirus che ne alimentano la contagiosità anche tra i minori. L'assessore alla pubblica istruzione, Palmina Fraschilla, di concerto con i dirigenti dell'assessorato ha disposto la sospensione dell'elezione e l'immediata chiusura delle strutture coinvolte. Bisogna risalire al soggetto infettante ed eventualmente alle persone con cui è venuto in contatto nel rispetto dei percorsi sanitari, isolando per quanto possibile nuovi casi che potrebbero manifestarsi nei giorni a venire. La SARS-CoV-2 è una patologia particolarmente subdola e ogni accorgimento protettivo potrebbe essere vanificato anche dalla più piccola distrazione. Ecco perché occorre sempre rispettare l'indicazione degli esperti. Gli asili nido comunale resteranno chiusi sino a quando l'allarme non sarà cessato e il personale infettato guarito. Allertati anche i pediatri dei bimbi che frequentano i due asili comunali. Il commento dell'assessore Fraschilla. Purtroppo abbiamo avuto più casi covid soprattutto per quanto riguarda il personale. Fino a quando sono stati due quelli coinvolti, quindi appunto io parlo di insegnanti, l'asilo va chiuso, soprattutto appunto per mancanza di personale perché sono parecchie le, eh, diciamo gli insegnanti. Al momento sono più di tre e quindi c'è la necessità di chiudere, la ne... soprattutto perché non abbiamo come sostituire gli insegnanti e non abbiamo come sostituire il personale. Il problema è, è intanto per una eh, incolumità diciamo, di salute da parte dei nostri piccoli eh, accertarci che il personale eh, stia tutto bene e poi aspettare i tempi tecnici che non sono dettati da noi, purtroppo io da sanitario parlo dicendo che eh, lavorando in un reparto Covid noi abbiamo avuto anche eh, pazienti che per più di tre mesi sono risultati positivi. Ovviamente io non voglio allarmare nessuno, ma verrà riaperto l'asilo quando avremo un numero adeguato di personale che possa garantire il meglio per i nostri bambini e soprattutto quando il nostro personale sarà perfettamente efficiente dal punto di vista salute. E rimaniamo in argomento: vibrante protesta dei ristoratori della zona ionica che chiedono a gran voce la riapertura dei loro locali nel rispetto delle normative anticontagio. Ieri sera, sit in su piazza Carmine, a Giarra. A seguito per noi, Francesco La Rosa. Una protesta senza soluzione di continuità, quella dei ristoratori che alzano la voce una volta di più dopo la prolungata chiusura a causa del Covid da oltre un anno, ristoranti chiusi con brevissime parentesi solo a pranzo nel periodo di zona gialla, per il resto una crisi incipiente per il settore con varie manifestazioni che si sono man mano susseguite. Ieri sera ad alzare la voce sono stati i ristoratori della zona Ionica con un sit-in in Piazza Carmine a Giallo. Chiesti interventi urgenti per evitare che il settore crolli definitivamente. Ci ritroviamo qui a, ad urlare, a gridare il nostro diritto al lavoro e quindi, siccome siamo arrivati proprio agli sgoccioli dopo, dopo anni, questo ormai è un anno che, che noi intercorriamo in questi problemi. Non ne possiamo più, è inutile che qualcuno ci dica che si può, se ci vogliono far stare chiusi ci devono mantenere, siccome sappiamo che non si può, noi vogliamo lavorare con le giuste precauzioni e le distanze, come potete ben vedere la gente continua a vivere, quindi perché solo noi dobbiamo essere penalizzati? Cos'è che blocca questo lavoro nostro? Non c'è uno studio tecnico, scientifico che dice che nei locali avvengono i contagi. Quindi siamo stanchi ormai di fare tutto questo, soprattutto dopo un anno, le belle giornate arrivano e noi vogliamo un programma serio di riapertura. Noi non possiamo più aspettare 20-30 giorni, noi dobbiamo sapere se la prossima settimana possiamo riaprire. Se dicono di no, prima ci aiutano, ci ristorano in modo dovuto, non in questo modo, ci ristorano, ci danno quello che è di nostra che ci spetta e noi restiamo chiusi. Altrimenti noi apriremo. Una situazione non più sostenibile a Catania nei grandi centri, così come nei piccoli centri. I piccoli centri, ecco quello che io dico sempre, i nostri politici, io parlo ormai di amministrazioni non locali, non comunali, amministrazioni regionali, il nostro governo conosce bene il territorio, le amministrazioni regionali, sanno come funziona qui, hanno paralizzato un intero comparto nostro più tutto quello che c'è attorno, considerate la nostra filiera, è tutta in difficoltà. Mentre prima ancora non si vedeva, adesso la ruota inizia a girare sempre più piano, va, va fermandosi sempre di più. Siamo tutti in serie di difficoltà, noi ristoratori in modo esagerato. Ci sono già parecchi amici nostri che non stanno potendo riaprire i locali, quindi dobbiamo intervenire subito ed ora. Quindi aperture immediate, non fra un mese, un altro mese è impossibile, non ci arriviamo più. C'è stata una protesta questa mattina sotto la sede della prefettura di Catania degli stagionali del settore agricoltura esclusi dai ristori governativi. I sindacati lamentano una grave discriminazione nei confronti di questo settore lavorativo. Ancora Francesco Larosa. I lavoratori stagionali dell'agricoltura dimenticati nel recente decreto sostegni. Esclusi, cioè, da ogni tipo di ristoro. Malgrado i lavoratori catanesi di questo settore abbiano perso una quantità incalcolabile di giornate di lavoro, stamattina si tinne di protesta davanti alla sede prefettizia, organizzato dai sindacati, per il mancato sostegno a questa categoria. Tra i lavoratori agricoli sono compresi anche quelli che operano negli agriturismi e nel settore del florivivaismo, la cui condizione lavorativa soffre di una crisi reversibile che le istituzioni sono chiamate adesso a prendere in considerazione. Vogliamo ripuntare i riflettori sul, eh, sulla condizione dei braccianti agricoli che sono stati esclusi da qualsiasi ammortizzatore sociale e da qualsiasi attenzione nei decreti ristori eh, emanati dal governo nelle scorse settimane. Noi riteniamo che questo sia un errore gravissimo perché questi lavoratori a causa del Covid hanno avuto una diminuzione delle giornate di lavoro e non hanno nessun tipo di, di ristoro, nessun tipo di ammortizzatore sociale. Noi hanno avuto una diminuzione di giornate, quindi chiediamo al governo che approvi una norma che dia la possibilità a questi lavoratori che non hanno avuto la possibilità di raggiungere le giornate necessarie per avere accesso all'integrazione al reddito che è la disoccupazione agricola che ci deve essere immediatamente un'attenzione del governo nazionale sulla condizione di questi lavoratori. Noi intanto ritorniamo in piazza dopo il 31 marzo. Il 31 marzo c'è stata una manifestazione davanti Piazza Montecitorio per rivendicare una piattaforma che abbiamo messo in campo e questo governo... Ha dimenticato una categoria in Italia. Abbiamo stimato una perdita di giornate eh, rispetto al 2019 di oltre 2 milioni di giornate, sono un numero. Non indifferente se consideriamo eh, questa categoria eh, riteniamo che il governo ne debba prendere atto e quello che rivendichiamo è eh, il, eh, la, il trascinamento delle giornate fatte nell'anno 2019 rispetto a quelle del 2020. Gli operai sono dimenticati dal governo in questo momento, provincia di Catania e 30.000 abbreccianti hanno perso oltre 6.000 giornate. Non possiamo stare fermi. Chiediamo la riconferma delle giornate, chiediamo che non sia l'unica categoria di stagionali che non può accedere ai bonus. Questa è un'ingiustizia gravissima che penalizza moltissimo la categoria. Chiediamo che i voucher non possano diventare prorombenti, chiediamo una nuova naspi e tutela anche per il settore della pesca. L'agroalimentare, l'agricoltura in Sicilia è fondamentale e la dignità di chi vi lavora deve essere tutelata. E pochi minuti fa è iniziato l'intervento dell'avvocato Giulia Bongiorno a difesa dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi a Catania, nell'aula bunker del carcere di Bicocca, per la sesta udienza del processo penale a suo carico per quanto riguarda il caso Gregoretti. Vediamo il servizio curato da Mario Grasso. Nella sesta udienza del procedimento preliminare contro Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona, tra l'altro per la vicenda della nave Gregoretti, imbarcazione della Marina Militare che tenne a bordo nel luglio del 2019 131 migranti prima di concedere lo sbarco, dopo una vicenda che tenne accesi i riflettori sul problema della migrazione e dei rapporti tra gli Stati, e il giorno del dibattito tra le varie parti con la Procura della Repubblica di Catania che, attraverso il sostituto Andrea Bonomo, ha chiesto il non luogo a procedere dell'ex ministro dell'interno perché il fatto non sussiste e la ringa poi delle parti civili che invece chiedono al giudice per le udienze preliminari Nunzio Sarpietro il rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'interno. Ritengo che Matteo Salvini non integri gli estremi del reato di sequestro di persone, per questa ragione si ribadisce la richiesta di non luogo a procedere, ha detto alla termine della requisitoria Andrea Bonomo nell'aula Bunker 2. Il governo condivideva la valutazione dell'ex ministro dell'interno e condivideva la sua linea politica che era quella della collocazione dei migranti. Non che sia giusto e condivisibile ha detto Bonomo, ma si può ritenere che l'ex ministro Salvini abbia violato la Convenzione internazionale? Si può definire illegittima la sua scelta di tardare il posto? A mio avviso no, anche perché la nave era dotata di medico di cibo e a un certo punto è stato concesso ai minori e ai più fragili di scendere, per cui la situazione era segnatamente sotto Controllo. Non è il giudizio politico che va ricercato, ma la rispondenza degli eventi. E ha ricordato più volte che il governo condivideva la linea politica di Salvini perché l'interesecutivo chiedeva all'Europa un meccanismo diverso per il collocamento dei migranti. Per il magistrato era dunque principio condiviso da tutto il governo. C'era condivisione politica che sarebbe proseguita anche quando Salvini ha lasciato il Viminale, come dimostra l'accordo di Malta. Era di competenza del ministro dell'interno? Sì, certo che lo era. E ha aggiunto che se vengono garantite le condizioni dei migranti a bordo anche una nave può essere considerata un posto, un porto di approdo anche se provvisorio. Poi la parola è passata ai legali di parte civile Accoglierete, Legambiente Arci, una famiglia di migranti. L'ex ministro dell'interno Matteo Salvini nel luglio del 2019 ha trattenuto illegittimamente a bordo 131 persone, ha detto il legale di Legambiente Ciancimino, tra cui una donna di 29 anni incinta all'ottavo mese con due bambini di 6-10 anni e non è stata fatta sbarcare a Lampedusa. Sofferenze dei migranti ammassati sulla nave erano 16 minori a bordo, tra cui bimbi piccolissimi. Bisogna valutare le cose per come sono accadute e sui tempi di come sono accaduti che hanno avuto influenze determinanti. La nave non era adatta al soccorso, con condizioni di precarietà che dovevano portare ad uno sbarco a terra nei tempi più veloci possibili e questo dovrebbe essere oggetto di approfondimento dibattimentale. Le conclusioni sono che la nave non era adeguata che il personale non era adeguato e la nave doveva dunque raggiungere il porto nel tempo minore possibile. Una condizione drammatica psicologicamente parlando per delle persone che ritengono di essere profughi. Violazioni gravi, hanno detto gli avvocati di parte civile dei diritti umani e fondamentali nelle convenzioni internazionali su uomini, donne e bambini. Così le parti civili chiedendo dunque il rinvio a giudizio dell'ex ministro dell'interno. Le cucine dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela erano diventate dei veri e propri supermercati dai quali prelevare gratuitamente ogni tipo di prodotto alimentare, ma vi era anche chi orinava all'interno delle canalette, all'interno cuc delle cucine dello stesso nosocomio, come anche chi rubava eh, sempre prodotti e merendine e bevande dai distributori automatici a moneta. Si è scoperto questo e molto altro nel operazione magna magna dei carabinieri di Caltanissetta. Vediamo il servizio. Utilizzavano la mensa dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela come un supermarket privato dal quale rifornirsi prelevando gratuitamente generi alimentari e prodotti di ogni tipo, in particolare gli indagati. In maniera sistematica trasportavano all'esterno dell'ospedale i generi alimentari nascosti all'interno dei sacchi di plastica nera, facendoli così passare per rifiuti per non destare sospetti. Alcuni degli indagati sono stati ripresi anche mentre orinavano nella cucina. Dell'ospedale lo vedete tra le griglie per le canalette di raccolta dell'acqua all'interno di un frigo per la conservazione di frutta e verdura, attraverso i raid vandalici. Inoltre è stata fatta razzia di bibite e merendine dai distributori automatici collocati nei reparti. Fra le persone coinvolte, oltre ai dipendenti della ditta e loro familiari, cuochi, operatori sanitari e perfino il cappellano dell'ospedale. Secondo gli investigatori, avrebbero infatti collezionato oltre 500. 100 furti in poco più di due mesi per un importo complessivo di circa 24 mila euro. Sono 36 in tutto le persone indagate dalla Procura di Gela nell'ambito dell'operazione denominata significativamente Magna Magna, che ha portato all'arresto in flagranza di due persone. Nelle loro auto è stata recuperata un'enorme quantità di alimenti e merce rubata. L'indagine condotta dai militari del nucleo operativo del reparto territoriale di Gela ha accertato che i responsabili dei furti sistematici sarebbero alcuni dipendenti della ditta incaricata della sanificazione e del supporto alle cucine, con la complicità di parte del personale ospedaliero. Sono state proprio le telecamere collocate nei pressi della cucina ad inchiodare i responsabili. Riaprire il punto nascite dell'Ospedale Santa Marta e Santa Venera e rifunzionalizzare i reparti chiusi per l'emergenza sanitaria. All'europarlamentare della Lega Annalisa Tardino stamani in visita nel nosocomio a Cese. A riaprire il punto nascite e rifunzionalizzare l'ospedale Santa Marta e Santa Venera uno dei covid hospital istituiti in Sicilia allo scopo di fronteggiare l'elevato numero di ricoveri per il diffondersi della pandemia nell'isola in cui sono stati provvisoriamente chiusi alcuni reparti e sospese le visite diagnostiche. Al nostro comio decedale stamane è arrivata la parlamentare europea Analisa Tardino accompagnata dal sindaco Stefano Ali dal consigliere comunale Alessandro Coco, l'esponente locale della Lega da tempo preme per la riapertura del punto nascite in considerazione del bacino di riferimento che conta oltre 200.000 residenti penalizzate dalla scelta emergenziale del momento. La deputata europea che fa parte tra gli altri della Commissione Sanità con la sua presenza ha voluto sottolineare l'importanza che riveste il presidio sanitario di ACESE nel comprensorio. L'Unione Europea non ha una competenza esclusiva come sappiamo sulla sanità eh, però lancia delle linee guida eh, così come è stato fatto adesso eh, e mette a disposizione dei fondi e da questo punto di vista la mia visita oggi ad Acireale è volta proprio a raccogliere in prima persona quelle che sono le istanze eh, degli operatori sanitari che ringrazio perché se, abbiamo, se siamo riusciti e stiamo riuscendo ad affrontare eh, questo periodo particolare è solamente grazie all'impegno dei medici eh, che sono in prima linea eh, a difesa della salute dei cittadini. E oggi sono qui anche in doppia veste, eh, non solo istituzionale ma anche quelle di partito perché abbiamo eh, un nostro consigliere comunale molto attivo che ha fatto una battaglia, sta facendo una battaglia personale ed è giusto che eh, i rappresentanti istituzionali come me all'interno del partito ehm, affianchino diciamo, e si facciano portavoce delle eh, problematiche locali. Il sindaco di Ecireale, Stefano Ria ha sottolineato l'importanza di procedere compatti a difesa del nostro comio, al di là degli steccati politici. La collaborazione con qualsiasi eh, espressione politica è fondamentale perché noi dobbiamo difendere il territorio, non posizioni particolari. Quindi oggi sono contento che il consigliere Coco ha organizzato questo incontro anche per rappresentare quali sono eh, le, le, le criticità ma anche le opportunità che rappresenta questo, questo ospedale. L'estate dovrebbe ridurre l'incidenza pandemica e consentire la rimodulazione dell'offerta sanitaria del Santa Marta e Santa Venera, che ha pagato un contributo altissimo nella lotta al virus. Noi auspichiamo il ritorno, anche in questo caso, alla normalità e poi un rilancio di questo punto nascita. Abbiamo avuto diverse rassicurazioni da parte dei vertici dell'Astu, purtroppo c'è qualche ritardo anche organizzativo, suicidale. L'On. Tardino ha, eh, su mia richiesta, ma per sua volontà, perché è molto vicina a questo territorio, sposato questa causa, quindi quella generale del ritorno alla normalità di questo presidio e in particolare quello che per noi è essenziale, la riapertura del punto nascita. Ad accidere anche il direttore sanitario dell'aspettrale Etnea, Antonino Rapisarda che ha assicurato la massima attenzione rispetto alle legittime richieste del territorio. Sul punto nascita stiamo lavorando, nel senso che abbiamo già assunto eh, dei nuovi ginecologi, c'è initirare il concorso per ostetriche, quindi vedremo di prendere anche le ostetriche, abbiamo proposto una modifica alla pianta organica che prevede Solo ostetriche nei reparti di ostetricia eh, fondamentali per poter seguire la gravida prima e la puerpera dopo, dopo il parto. Quindi, a breve speriamo di poter riaprire il punto nascito, di rafforzarlo e di dare a questa bella cittadina un servizio importante. In via dei Mariani a San Giovanni Galermo l'antica stradella praticamente non esiste più. Agli inizi degli anni Ottanta il tracciato venne tagliato da un muro e da allora la strada è caduta nell'oblio. Vediamo. Un tempo, via Mariani. Era l'arteria di comunicazione tra il borgo di San Giovanni Galermo e il comune di Mascalucia. L'arteria era utilizzata dai catanesi per congiungersi con quella che all'epoca, siamo alla metà del 1800, veniva chiamata la strada dell'Etna, Catania-Mascalucia-Nicolosi, che collegava appunto il capoluogo con l'Etna. Venendo a storie più recenti, alla fine degli anni 70, inizi degli anni 80, in seguito alla realizzazione di edilizia popolare e cooperativa, il tracciato di via Mariani fu interrotto è modificato. Da allora il tratto superiore è stato abbandonato, dimenticato, ma non da chi vive o da chi ha proprietà immobiliari. La strada sembra essere scomparsa in una sorta di oblio, non esiste toponomastica e neppure la polizia municipale, più volte interpellata dai residenti, conosce questo tratto di Via Mariani. Il tracciato è praticamente ormai sparito, inghiottito dalla vegetazione spontanea e offeso dal continuo riproporsi di discariche che modificano la natura e gli odori dei luoghi da una notte all'altra anche una semplice passeggiata con i bambini, in quello che è uno degli ultimi polmoni verdi della città, appare davvero impossibile e se non è più possibile passeggiare è invece inammissibile assistere ai continui atti vandalici ai furti e a fatti del tutto illeciti. Della vicenda si è parlato nel quarto municipio, della vicenda si parla a volte al comune, ma di fatto non si muove foglia. Il muro che bloccò via Mariani ancora rimane, la strada non esiste di fatto più e l'immondizia avanza, con tutto quel che ne consegue per i residenti e per i tanti che qui hanno dei lotti. Ed è stata tappata questa via Mariani, via dei Mariani, che inizialmente parte, partiva dalla Chiesa delle Grazie più in basso ed arrivava a congiungersi fino alla Chiesa di Mobilieri. Via Mariani appunto fine anni 70 si è interrotta più giù dove avete fatto precedentemente le riprese e lasciando a noi proprietari terrieri di questa zona bellissima purtroppo dimenticata anche dal comune l'incompensa sistematicamente di contattare... Chi si occupa di togliere queste macerie sistematicamente versate lungo questa via da incivili, oserei dire perché non sono da definire diversamente, e con i problemi che ci sono di igiene e anche di sicurezza, perché ovviamente abitando in queste zone. E si permettono anche di fare ciò che di Losco si può fare, visto che la strada è al buio, non ha manto stradale, è praticamente dimenticata da tutti. A pochi metri c'è persino un asilo, poi le abitazioni, quindi i lotti privati. Chi risiede qui chiede che il Comune di Catania faccia presto dopo decenni di abbandono. E sinceramente anche ho beccato molto spesso camion che scaricano materiali di ogni genere, di risulta, anche amianto, non so se lasciano materiale chimico, eccetera. Oltretutto abbiamo avuto diversi incendi in questa zona perché ci sono anche dei malintenzionati che appiccano il fuoco respirando noi tutti i fumi tossici e incendi di grossa portata che stavano anche evacuando la zona. Quindi noi segnaliamo al comune di Catania e comunque anche segnaliamo al comune di Mascalucia che fa parte della zona limitrofa di, di illuminare, asfaltare e soprattutto di controllare questa zona in maniera accurata perché ci abitano gente rispettabile, persone che pagano le tasse e che sono accorte e attente. Eravamo stati su Via Mariani poco prima di Natale e siamo tornati in quella zona dopo Pasqua. I residenti sperano che da qui a breve la strada possa cambiare volto. Questa è una strada transitabile. Bisognerebbe asfaltarla, illuminarla e quindi, magari si potrebbe adibire anche a spazi pubblici. Eh, potrebbero essere utilizzate anche per far passeggiare i bimbi, perché qua c'è un asilo. E quindi, invece di poter far, di arrivare qui con i bimbi e vedere questo scempio, perché questo è uno scempio vedere, poter fare passeggiare i bimbi, fare, fare un picnic, sarebbe anche molto gradevole e piacevole perché la zona è bellissima. Un sorriso, il mezzo al mare, la denominazione del progetto realizzato dall'associazione L'Angelo Federico Onlus che prevede il trasporto di soggetti disabili su imbarcazioni confiscate. Stamattina il varo dalla banchina del porto di Catania. Vediamo il servizio. Un progetto che vede protagonisti 10 ragazzi disabili insieme ai loro accompagnatori a bordo di due imbarcazioni confiscate per trasporto illegale di migranti e concesse dalla Lega Navale di Catania. Effettuata stamattina una breve traversata a mare lungo la costa catanese, grazie all'iniziativa dell'associazione Angelo Federico Onlus, promotrice del progetto Un sorriso in mezzo al mare, patrocinato dalla comune di Catania. Un'idea tesa a sensibilizzare la realizzazione di imbarcazioni che consentano l'accesso ai disabili direttamente con la carrozzina. Il progetto Un Sorriso in Mezzo al Mare nasce quasi due anni fa, dove, attraverso grazie a tre amici miei, che saluto Carmen, Roberto e Micol, mi hanno presentato un'associazione, la Life Hollus, cui mi hanno raccontato di quello che era il loro sogno, quello di realizzare una barca accessibile ai disabili. Poi il, il Covid diciamo, ha interrotto un po' tutto quello che era questo progetto. Attraverso la collaborazione con la Lega Navale di Catania e la Lega Navale Nazionale, il progetto cosa, cosa comporta? Quello di donare alla nostra associazione un'imbarcazione sequestrata appunto alla mafia, quello che comunque è la tratta dell'immigrazione, e realizzare delle modifiche per poterla accedere a tutte le forme di disabilità, ovvero sarà la prima barca a livello nazionale accessibile a tutte le forme di disabilità, quindi con l'accesso direttamente con la sede a rotelle e con il bagno sopra, proprio per far vivere il mare a 360 gradi a tutti quanti. Federico, mio fratello amava il mare, quindi per me questo oggi è la nascita di un progetto molto importante e quindi sono felice, sono orgoglioso, e quindi grazie a Federico e grazie all'amministrazione di Catania, all'MCL che ha donato quello che è la prima uscita appunto dell'imbarcazione, quindi grazie a tutti e col vento in poppa, grazie Federico. C'è una grande felicità da parte di questi ragazzi nell'affrontare questa esperienza. Eh sì, perché io dico sempre che nel donare si riceve la cosa più bella, ovvero il loro sorriso, quindi per noi e per tutte le persone presenti oggi non poteva esserci una cosa più bella, quindi grazie ai ragazzi che hanno sposato questa giornata, quindi siamo felici di far vivere a loro eh, questa giornata, che poi per noi è la cosa più bella, regalare un sorriso a loro. Ecco. Ed evidentemente, è un'esperienza che si ripeterà nel tempo. Sì, perché attraverso una convenzione proprio con la Lega Navale di Catania. Eh, da oggi si è messo appunto il primo tastello dove le varie associazioni che mi potranno tranquillamente contattare potranno accedere a queste gite in barca a vela eh, attraverso appunto la nostra associazione, mm, semplicemente con un costo di 15 euro eh, a persona che poi eh, è praticamente l'assicurazione senza nessun altro costo aggiuntivo, con un massimo di 8 ragazzi per imbarcazione più l'accompagnatore, quindi siamo felici, siamo orgogliosi, eh, non vediamo l'ora di realizzare quello che è il progetto di per sé perché questa non è una barca a accessibile A tutte le forme di disabilità e quindi noi vogliamo realizzare quella vera e propria accessibile a tutte le forme di disabilità. E adesso vi mostriamo delle spettacolari immagini che fanno riferimento alle operazioni di pulizia che anche quest'anno vengono effettuate nei fondali anche del mare di Aci Castello dalla associazione Marecamp. Ha curato il servizio per noi. Salvo Cutuli. Mare Camp, l'associazione che riunisce biologi marini appassionati e volontari anche quest'anno in occasione della giornata nazionale ed europea del mare ha messo in cantiere diverse iniziative a tutela del patrimonio marittimo coinvolgendo anche le scuole del territorio attraverso il progetto denominato Generazione Blu, le cui attività sono rivolte soprattutto agli alunni degli istituti del territorio etneo con l'obiettivo di formare una coscienza ecologica nei più piccoli, uomini e donne più consapevoli e migliori. La giornata del mare di domani sarà celebrata con una simbolica uscita in mare per monitorare la presenza di specie marine vulnerabili e raccogliere rifiuti sia dalle spiagge che quelli galleggianti nello specchio di mare del Golfo Etneo. I biologi marini aderenti a Marecampo attraverso una diretta web intratterranno gli amanti del mare fornendo nozioni utili sulle specie marine protette e su come compiere azioni sostenibili a favore della loro tutela. Nelle settimane a venire, previsti alcuni contest video fotografici dal titolo Generazione Blu rivolti agli alunni di tutte le scuole medie catanesi sul sito marecampo.eu. It, i dettagli dell'iniziativa i vincitori del concorso non appena la pandemia lo consentirà, e le autorità sanitarie daranno in via libera prenderanno parte alle escursioni in mare a bordo di gommoni dell'associazione Marecamp Camp su Lungo Costa, alla ricerca ed osservazione dei cetaci che abitualmente stazionano a largo delle nostre spiagge. Dario Garofalo, è il presidente dell'Associazione Mare Camp, che ha sede sul Lungomare Scardamiano 10 Castello. Praticamente è il terzo anno che festeggiamo la giornata nazionale del mare l'11 aprile e in effetti. Eh... La nostra sezione che riguarda l'ambiente, diretta da una decina di biologhe, è una delle più attive in tutta Italia, lo possiamo proprio affermare, è proprio così. Praticamente in questo momento stanno portando avanti diversi progetti, quello più importante è la difesa dei cetacei nel nostro golfo. E il rapporto dei cetateci con la piccola pesca che eh, purtroppo non è idilliaco e noi stiamo cercando un attimino di trovare eh, la maniera di mitigare questo rapporto e quindi vedere se troviamo qualche accorgimento in maniera da non fare togliere il pesce dalle reti dei, pe dei pescatori. Quest'anno la, la giornata nazionale del mare, l'abbiamo dedicata alla, alla generazione blu, infatti partirà da domani un concorso per le scuole medie. Naturalmente il virus ci sta ammazzando, quindi sarà solo un concorso online dove i ragazzi potranno inviare le loro, i loro video e le loro foto. Alle 15.10 dopo il TG andrà in onda a casa con l'Influencer, nuovo format condotto da Andrea Schilliro. Ospite della prima puntata sarà Valeria Chiodelli, TikToker. Palermitana da anni ormai a Catania, con lei parleremo del suo percorso da influencer, del rapporto con i followers, del suo profilo TikTok che registra, pensate, 149.000 seguaci, ma anche del rapporto con le figlie. Il tutto all'interno del salotto di casa di Valeria, mostreremo anche due dei suoi video di maggior successo e tante altre sorprese. Appuntamento dunque alle 15.10 su Rate TV, canale 89. Nuovamente in studio, non ci sono notizie o aggiornamenti dell'ultimo ora, dunque si conclude qui la prima edizione, disponibile all'indirizzo che vedete sovraimpressione, ma anche sul nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook. Adesso le previsioni meteo e la regolare programmazione della rete a voi tutti. Buon proseguimento di pomeriggio. Tempo ancora ballerino. La primavera stenta a partire, lo vedete nelle previsioni meteorologiche per la giornata di domani, domenica 11 aprile. Il cielo sarà coperto da nubi da oriente ad occidente, sia sulla porzione settentrionale che su quella meridionale dell'isola. I venti saranno deboli, i mari leggermente mossi. Uno sguardo adesso alle temperature: si innalzano leggermente i valori minimi a Catania previste, una minima ed una massima rispettivamente di 10 e 18 gradi gradi centigradi, ma la città più calda sarà Palermo con 19 gradi. Ci sarà più freddo in nottata nell'entroterra dove si registrerà un grado centigrado.